E 10 mani quante dita hanno? Bravissimi! Rispondono tutti 50. È la prima volta che sento una risposta esatta così in fretta. Signora Preside, tanti complimenti anche a tutte le insegnanti. Siete bravissime. O vi avevano preparato di già? No, tutta una cosa a posto. Va bene. Alla scuola vi piace? Sì. Siete tutti con delle belle case? Sì. Tenete al Milan? Questa è una domanda rischiosa. Va bene, va bene. Allora vi faccio. Ma mi sembra che siate senz'altro pronti, svelti, intelligenti. Siete anche bravi? Sì. Anche questa risposta era un po' così, era un po' dai. Ve la rifaccio. Pensate di essere davvero dei bravi bambini? Sì. Va bene. Adesso vi faccio una domanda più difficile. Pensate che il signor Silvio Berlusconi sia un buon presidente? Sì! Va bene, allora daremo il voto anche ai bambini dai 5 anni in su. Va bene, allora vi faccio tanti tanti auguri. Quando tornate a casa oggi pomeriggio, stasera, dite al vostro papà e alla vostra mamma che il presidente è stato qui, che vi ha fatto tanti auguri e che manderà alla vostra signora preside tanti bei libri da distribuire a tutti, in modo che abbiamo la possibilità di fare una bella biblioteca con tanti bei libri nuovi da vedere da parte vostra. Va bene? Va bene. So che avete perso una biblioteca di 4.500 libri, quindi vediamo se ve ne posso mandare, che so, 2.000 bastano? Avanzano? Anche perché ci abbiamo avuto tanta generosità, Presidente. Ah sì, benissimo. Va bene, allora 2.000 libri da guardare, non guardateli proprio tutti, ma insomma, no, meglio tutti. Ciascuno ne può guardare un certo numero, quindi